Siamo con Giuseppe Santoni, Camerino batte il senza testa dell'Osimana, dominio della gara, mister, soprattutto nel primo tempo. Sì, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, purtroppo abbiamo fatto una grossissima ingenuità all'ultimo minuto che ci è costato il pareggio. Mi sono arrabbiato molto perché non è possibile dopo un primo tempo giocato in quel modo prendere un gol del genere. Però la squadra ha reagito bene, nel secondo tempo siamo ripartiti bene. Io non ricordo parate di Grelloni, loro hanno avuto solo quell'occasione, anche seppur clamorosa, perché in due occasioni potevano far gol. Per il resto non hanno mai tirato in porta, quindi penso che la vittoria sia meritata. E ce la siamo complicata da soli, però la squadra ha tenuto bene, mentalmente sta bene. Per adesso il salto di categoria lo stiamo assorbendo bene. Il debutto casalingo, lei aveva fatto un invito ai tifosi che sono accorsi in massa, ma alla fine forse a un certo punto, quando abbiamo sentito l'entusiasmo di alcuni tifosi, pensavamo fossero quelli Camerti, invece erano quelli dell'Osimana, rimasto un po' male. No, beh, quello sarebbe stato troppo, addirittura gli ultras sarebbe stato troppo. Comunque una bella partita, con una buona cornice. I nostri tifosi hanno fatto festa alla fine, hanno applaudito i ragazzi e questo conta molto per noi, quindi siamo contenti. E niente, speriamo che venga sempre più gente allo stadio, adesso è un bel momento, però dobbiamo essere pronti a tutto, perché speriamo che non sia mai, però potrebbero venire anche tempi più brutti a livello di risultati, quindi dobbiamo essere pronti a superare tutte le difficoltà. Come dico sempre, allenarci, migliorare allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, poi vedremo le risposte che ci darà il campo. Mister, l'ultima battuta, lei ha la maglia biancorossa nel cuore? Sì, questo sicuramente sì. È un campionato che sento tantissimo, perché io sono stato a Camerino tantissimo tempo, mi hanno trattato molto molto bene. Qui ho cominciato anche la carriera di allenatore, quindi a questa società devo dire solo grazie, e cerco di ripagare dando il massimo, tutto il bene, tutte le fortune calcistiche che ho avuto a Camerino. Beh, è protagonista di questa partita, perché lo abbiamo visto spesso lungo questa fascia, Massimo Romoli, classe 1998, sei uno dei gioiellini del Camerino, hai fatto un gol importante, sei entrato in area, ti sei avventato in quella palla. Sì, diciamo che sono andato convinto, con la speranza di far gol, e sono contento personalmente, ma più che altro per la squadra, perché oggi era importante far risultato. Questa squadra che è partita non bene, benissimo, perché va a vincere 2-1 a Recanati con il Villamusone, oggi avete in lunga parte dominato anche le azioni di gioco. Sì, penso che abbiamo fatto due grandi partite, però la stagione comunque sia lunga, merito del mister e anche di tutta la squadra. Con il tecnico Mancini dell'Osimana, dunque una sconfitta, come giudica questa partita? C'è un po' di rammarico, perché credo che di poter dire che meritavamo il pareggio. È stata una partita equilibrata contro una squadra forte, tanto organizzata, che però noi eravamo riusciti a tenere botte, e credo che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Però siamo qui a commentare una sconfitta, il punto ci serviva anche per consolidare un pochino il nostro lavoro, però vorrà dire che dalla prossima settimana cercheremo di lavorare in maniera più approfondita. Lei lo scorso anno, allenatore della Virtus Senigallia, puntava molto sui giovani, quest'anno com'è la situazione? Sì, è un contesto completamente diverso, perché a Senigallia sono stato tanti anni, quindi conoscevo tanti ragazzi, avevo avuto tanto tempo per lavorarci. Qui ho meno tempo e dobbiamo cercare anche di fare i risultati, quindi col tempo magari riusciremo a raggiungere anche quell'obiettivo lì, ma il primo obiettivo è quello di cercare di dare una forma alla squadra che possa riuscire a fare dei punti prima di pensare all'altro obiettivo. Però anche l'altro obiettivo, quello dei giovani, è un progetto, è un obiettivo su cui lavoriamo.